Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Valeria Marini ha ricevuto veramente una doccia gelata per via di un evento triste e brutale che l'ha coinvolta. Tutte le sue speranze sono svanite in un attimo. La povera Valeria Marini ha perso tutte le speranze per colpa di quella emorragia che le ha distrutto tutto. I suoi sogni, le sue aspettative. Tutto finito alla velocità d'un battito di ciglia. Per lei è stata una doccia gelata, perché veramente non se lo aspettava. Molti follower pensano di conoscere bene un VIP, solo per quello che questo gli permette di vedere sui social, ma in realtà non è così. Non possiamo dire di conoscere alla perfezione neanche una persona cara, figuriamoci un estraneo. Eppure molti fanno fatica a capire questa cosa. Per questo non stupisce che personaggi pubblici, come in questo caso, Valeria Marini, decidano di rilasciare informazioni personali su di loro nei modi e nei tempi che preferiscono. Valeria Marini, a prescindere dall'immagine che dà di sé, è anche una semplice ragazza. Come diceva Julia Roberts in Notting Hill, che ama molto la sua mamma. Per questo ha stretto il cuore a molti la sua condivisione di quello che è successo all'anziana. In pratica la mamma è stata truffata e il delinquente è riuscito a sottrarle più di 350.000 euro, dopo aver ottenuto la sua fiducia. Ecco cosa ha dichiarato la Marini. Quella truffa ha cambiato la sua vita. Mamma è stata vittima di un inganno. Ha perso i risparmi di tanti anni di lavoro, ma il danno più grave è stato psicologico. Si è sentita umiliata, indebolita, tradita. Aver reso pubblico il suo caso l'ha in parte aiutata a risollevarsi ed è servito a lanciare l'allarme perché altri anziani non cadano nelle stesse trappole. La nuova legge dovrà accelerare i processi e prevedere pene severe per i malviventi. Chi la dura la vince, la giustizia trionferà. Vi abbiamo parlato di sua mamma, in quanto la Marini è sempre stata molto legata a lei, soprattutto perché è stata la sua roccia nei momenti devastanti che ha vissuto durante la sua vita. A breve capirete perché. Forse adesso potrò realizzarlo, Valeria Marini ha raccontato di quei terribili 3 aborti subiti nel corso della sua vita, che l'hanno segnata per sempre. Se non fosse stato per l'amore della sua famiglia, probabilmente quel dolore non l'avrebbe mai superato veramente. Valeria in una recente intervista ha raccontato di quei momenti terribili. Il primo aborto è avvenuto all'età di 14 anni. Purtroppo in quel frangente non avrebbe mai potuto tenerlo e gli ultimi 2 invece, sono da ricollegarsi alla sua storia con Vittorio Cecchi Gori. Il secondo aborto avvenne purtroppo spontaneamente per via di una forte lite con il suo compagno. Da un mese non avevo il ciclo ed ero certa di essere finalmente incinta, ma una sera, dopo l'ennesima lite, ho avuto una tremenda emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare. Il terzo invece sotto precisa richiesta di Vittorio, il quale non se la sentiva di diventare padre e lei decise di accontentarlo. Nonostante questo grandissimo dolore provato, la Marini continua a sperare di diventare mamma. Ho desiderato un figlio e lo desidero ancora, poi, se non succederà posso pure adottarlo. Il tema della maternità per me c'è sempre stato, adesso forse. La Marini finalmente potrà vedere realizzare il suo sogno, grazie al suo nuovo compagno, con il quale è uscito allo scoperto, il deputato di Fratelli d'Italia, Gerolamo Cangiano. Tra i due pare andare a gonfie vele e quindi se la loro storia supererà le intemperie del tempo, forse Valeria potrà dire di aver trovato il padre di suo figlio. Che dire? Se sono rose, fioriranno. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate.
In particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.